Da qualche giorno sono entrati in funzione a Genova i primi 3 distributori di siringhe sterili. Questo è un risultato dovuto ai 3 anni di lavoro degli antiproibizionisti genovesi. Abbiamo adesso al telefono Vittorio Pezzuto, che a Genova è consigliere comunale antiproibizionista, nonché vice segretario del CORA, al quale chiediamo appunto una valutazione e un commento a questa, finalmente a questa iniziativa del Comune. Direi che è una nostra prima vittoria importante. Dopo quasi 3 anni di annunci sui giornali, rinvii, promesse non mantenute, il Comune di Genova ha finalmente installato i primi 3 distributori automatici scambio siringhe. Sappiamo che è una misura efficace per la prevenzione dell'AIDS tra i tossicodipendenti e soprattutto per ridurre in maniera drastica il numero delle siringhe infette abbandonate per terra. Nel 1992 sono state ben 218.961 gli aghi infetti trovati sul territorio cittadino. Noi comunque riteniamo che 3 macchine scambio siringhe non possono bastare per una città come Genova, rischiano di essere un inutile fiore all'occhiello dinanzi al disastro di un proibizionismo cieco e perdente. Vogliamo che si installino subito altri 30 distributori automatici, perché gli esperimenti per funzionare devono essere percorsi fino in fondo. Registriamo che ci sono voluti quasi 2 anni e mezzo di iniziative, di lotta concreta per ottenere questo risultato. Vorremmo che l'installazione dei prossimi distributori, altri 2 sono quasi acquistati da parte del Comune di Genova, non richieda altrettanto tempo. Il tutto è iniziato, lo voglio ricordare agli ascoltatori di Radio Radicale, con un ordine del giorno che abbiamo fatto approvare in Consiglio Comunale il 12 dicembre 1990. Questo ordine del giorno, votato alla quasi unanimità, perché abbiamo avuto su questo 60 voti a favore, i 2 voti contrari del movimento sociale, nessuno astenuto, impegnava l'allora sindaco Romano Merlo e la giunta all'installazione, udite udite, entro e non oltre il mese di marzo, di numerosi distributori automatici di siringhe. Abbiamo sbagliato forse a non specificare l'anno, noi davamo per scontato che il marzo fosse quello del 1990. In tutto questo tempo si sono affastellate vicende burocratiche, ma soprattutto questioni politiche, perché il Partito Socialista e altri esponenti di altre formazioni politiche mal vedevano la possibilità di installare questi distributori per dare anche un segnale visibile alla città di come la politica del Comune di Genova potesse cambiare nel campo delle tossicodipendenze. Noi confidiamo che a partire da questi 3 distributori le cose possano cambiare, cambiare davvero. L'amministrazione comunale ha recentemente preso atto che la politica sanitaria di riduzione del danno è l'unica politica che si può seguire nel campo delle tossicodipendenze. Genova ha partecipato in qualità di comune osservatore alle conferenze di Zurigo e di Bologna. L'assessore ai servizi sociali, la PDSina Gabriella Papone, ci ha anche detto che è sua intenzione, prima delle elezioni amministrative di ottobre, mandare sul campo operatori sanitari e mettere in moto la prima unità mobile. Speriamo che tutto questo non faccia parte del libro delle buone intenzioni, ma diventi una concreta realtà per i cittadini genovesi. Ecco, a proposito di cittadini genovesi, come hanno accolto l'installazione di queste prime Beh, macchine? con mia sorpresa la reazione è stata più che positiva. Da quello che ho avuto modo di leggere anche sui giornali, ci sono state varie inchieste e complessivamente i cittadini genovesi sono soddisfatti dell'installazione di queste 3 macchinette scambio siringhe. E devo dire che l'obiezione che fanno è quella che noi abbiamo fatto e che prima ricordavo, e cioè che avere solo 3 distributori scambio siringhe può essere limitato e anche dannoso. Limitato e dannoso per le zone che vedono presenti questi distributori scambio siringhe, perché è possibile, non dico probabile, che intorno a queste 3 macchinette si possa condensare un numero rilevante di tossicodipendenti, ma poi anche limitato e dannoso ai fini della verifica di questo esperimento, perché voglio ricordare che questa operazione ha tutte le caratteristiche di un progetto pilota. Io credo che solamente attraverso l'analisi del funzionamento e dell'efficacia di 20-25 macchinette scambio siringhe si possano poi prendere le misure conseguenti in campo sanitario, perché 3 distributori probabilmente non riescono a dare un'idea della dimensione del fenomeno e a non incidere, così come noi vorremmo, sul numero sterminato di
di aghi buttati ogni anno per terra. Dunque, a partire da tre distributori, credo si possa aprire questa esperienza ad altri punti della città, cercando di non limitarci a tre macchinette che potrebbero, io mi auguro di no, rappresentare anche un argomento per coloro che non le vogliono, perché è chiaro che tre macchinette rischiano di fare ben poco e qualcuno potrebbe sostenere che non sono, non dico sufficienti, ma utili a risolvere i due fenomeni che vogliamo combattere, l'abbandono di migliaia di aghi per terra e un proliferarsi dell'AIDS nella fascia dei tossicodipendenti dovuto a un uso promiscuo degli aghi da parte degli stessi.